Ciao fragoline, nuovo video. Come leggete dal titolo, vi faccio vedere il mio cane. Praticamente, quando gli do il biscotto e diciamo com'è brava a ascoltare quando gli dai il biscotto. Ovviamente il mio cane è un bulldog inglese, per cui per chi non lo sa. La razza, vi dico che è già un bulldog inglese, dato che ci sono i nuovi iscritti, ovviamente vi farò vedere il mio cane. Diciamo che forse in questo mese o tra in questi 2 mesetti lo mostro, perché giustamente vi dico già che quando andrò nella nuova casa non c'è il mio cane, perché il cane in teoria. La razza è la scelta mio fratello, per cui è suo. Invece il cane l'ho scelto io, volevo il cane io. Ma dato che trasferendomi nella nuova casa, non voglio, diciamo, fargli cambiare, diciamo, casa, perché dopo il cane ci soffre. E dato che ormai sono quasi 11-12 anni che vive qua, non mi piace, diciamo, trasferirlo da un'altra casa. Per cui massimo, massimo lo prendo nei weekend quando sarò a casa, che non lavoro, e lo tengo un po' con me in giardino e niente, faccio più o meno così. Però il cane resterà qua con i miei, con mio fratello, che tanto ovviamente è suo. E per cui, detto questo, in senso che lo vedete solo in questi 2 mesetti, fino a quando ovviamente non saremo nella nuova casa. Lo mostrerò pochissimo, invece adesso inizierò a mostrarlo un po' di più perché forse piace anche a quelle persone che mi seguono vedere il mio cane o anche la razza. Poi, se volete un video a parte dove vi posso spiegare questa razza qua, i suoi problemi, come curarlo, eccetera, fatemi sapere sotto in questo video che secondo me è anche utile per chi vuole un cane tipo un bulldog inglese. Per cui secondo me è anche utile per parlare di questo argomento sul cane. E niente, per cui adesso vi farò vedere, diciamo, l'addestramento, di come dargli il biscotto e in più ve la mostro. Allora, voglio precisare una cosa prima che poi sotto nei commenti, come al solito, ricevo commenti che alle persone in teoria non dovrebbe interessare, ma vabbè. Se per caso vedete il pelo sopra che non ce l'ha, è perché ha tipo una dermatite che quello che mangia in teoria non va bene, no? Abbiamo cambiato le crocchette e giustamente ha perso il pelo, per cui non vorrei che ricevere sotto nei commenti che poi vabbè le cancellerò e li bloccherò se per caso ricevo commenti brutti. Però, dato che sono già andata al veterinario, porto già il cane dal veterinario, il mio veterinario mi dice quello che mi deve dire, non siete voi a dirmi ovviamente come curare il mio cane o tantomeno perché il cane è ridotto così, ma tranquilli che sta bene, c'ha solo questa dermatite che ovviamente non abbiamo ancora scoperto che cos'è che è allergica sul mangiare, per cui diciamo che ha solo questo problema qua. Anzi, ne ha avuti altri di problemi, ma perché è un cane delicato e va curato come si deve. Per cui vorrei già precisare questa cosa qua, perché già ricevo tanti commenti sui video precedenti dei miei conigli, come curarli, che devo portarli dal veterinario, tutte queste cose qua, no? Praticamente sono le persone a dirmi come curare i miei animali o tantomeno. Anche se danno consigli, un conto in co consigli come per dire ok, ci può stare, ma consigli come per dire che i miei conigli devono andare dal veterinario oppure devono essere liberi nella gabbia, cioè sono cavoli miei, non voglio che le persone che non mi conoscono e tantomeno. Tu vedi un solo video, tu come fai a sapere come sono trattati i miei conigli se io registro quei 10 minuti di video e faccio vedere solo quella parte lì, l'altra parte io non la faccio vedere, perché ovviamente non sono
non mi piace far vedere proprio tutto, per cui faccio vedere una minima parte. Ma essere, cioè ricevere dei commenti così, diciamo che sono un po'. Non mi piacciono, per cui certe volte li cancello, certe volte rispondo, ma poi quando rispondo inizia un putiferio. Voglio, cioè, vi dico questo perché non si sa mai, no? Per cui spero di non ricevere altri commenti di questo genere sul mio cane, tutto qua. Per cui adesso vi faccio vedere il mio cane, ma vi faccio vedere come prende il biscotto o se metto anche un pezzettino di come gioca o come giochiamo. Adesso vediamo. Comunque voi fatemi sapere sotto nei commenti se volete un video dove vi spiego la razza del mio cane e come si cura o come lo curo io, eccetera. Detto questo, buona visione e noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente non vi saluto a fine video, ma vi lascio salutare dal mio cane. Ah, e per chi se lo domanda, si chiama Candy con la K, perché tutti sbagliano a scrivere sotto nei commenti o in privato e si scrive K con la Y finale anche, per cui molta gente sbaglia a scrivere, per cui Candy è il nome del mio cane. Detto questo, buona visione e al prossimo video. Ciao! Lo nascondo, dimmi dov'è, dimmi dov'è, dimmi dov'è con la zampa, con la zampa, con la zampa, è questo? Sei sicura? Non c'è? Riprova, dov'è? Qual è? Questo, questo? Quale? Fallo con la zampa, con la zampa. Con la zampa, qual è? Questo qui? Sì, però non è giusto. Non hai indovinato. Chi è? Un altro, vediamo. Devi dirmi dove lo metti, capito? Dov'è? Questo? Sei sicura? Sei sicura? Quello lì? Sì, è tutto. Bro. Un altro, va bene? Guarda questo, lo mettiamo qui. Dimmi dov'è. E questo qui? No, visto? Aspetta. Dov'è? Qual è? Qual è? E lo so che non sono biscotti, perché li hai finiti tutti. Qual è? Questo? No, vedi che non c'è? Devi indovinare! Dove? Però devi farla con la zampa, brava! Questo l'ho indovinato! Però devi farlo con la zampetta! Allora. Questo è il più grosso. Brava bimba.
Allora, giù. Dov'è? Quello? Sì. Aia, aia. Brava, adesso c'è questo qua grosso, guarda come cavolo di su. Indovina quale? Con la zampa lo devi fare. Dammi con la zampa. Quello? Sei sicura? Giusto, che schifo! Non sbocciare! Non devi sbocciare! Ma sbagusci, ciccina! Questo è grande, glielo do perché tanto non ha il bicchiettino, quello grande. Dimmi giù, brava! Mettiti bene! Brava! Butterino, butterino, seduta! Giù, brava! Dammi la zampina, no, seduta! Seduta, giù, seduta, dammi la zampina, dammi l'altra, brava, però devi stare seduta, non devi alzarti, seduta, e un pezzettino alla volta, minchia te lo mangi tutto, che magnona, ti piace il busterino, di la verità. Che ti piace il glutterino? Tutto te lo sei mangiato, tutto! Andiamo vicino. Basta? Sei a posto? Dammi la zampa? Mi dai la zampa? Dai, dammi la zampa. Dammi? Dai una? Dai, una zampina, no, non mi dai la zampa, bravo, vai a mangiare lì, te l'ho messo, vai, là, mangia là, vai, no, buona andata. Mangiare no, bere sì. Le crocchette. Ciao. Ovviamente sono queste qua. Il cestino. Questo qua. Un cestino pieno. Questo. E bevi. Brava.